Che cosa succede quando un ecomuseo urbano, una coppia di artisti e il loro centro di ricerca e una giovane curatrice, si incontrano? Potenzialmente un sacco di cose. Nello specifico, nel progetto Udatinos, succede che, questo gruppo di persone iniziano a immaginare nuovi modi per abitare il pianeta. Diciamo un po' chi sono questi, il gruppo di cui sopra. L'Ecomuseo Urbano è l'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva. I due artisti sono Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, ovvero il duo Artis Open Source di cui uno vi sta parlando, una anzi. Il centro di ricerca è il nostro centro di ricerca, Hershey Love Data. La curatrice è Arianna Forte. Siamo a Palermo. L'Ecomuseo si occupa di acqua e così questo progetto. Il progetto si chiama infatti Udatinos, che in greco significa esattamente abitante dell'acqua, sull'acqua, proprio dell'acqua. E questo progetto di acqua parla, di acqua si nutre e con l'acqua cerca di farci stabilire nuove forme di relazione e di comprensione, ma soprattutto di sensibilità. In un posto come un'isola circondata dall'acqua, dove l'acqua è l'elemento principe, di connessione e di disconnessione, nell'acqua ci si nuota, ci si va attraverso, l'acqua ci costituisce, la beviamo, e il nostro partner principale parla della memoria dell'acqua addirittura, questo elemento, non era eludibile, al punto che, come vedete, oggi io lo sto indossando, la maschera che porto è infatti una riproduzione esatta, fra l'altro, del fiume Oreto. Per chi non lo sapesse, il fiume Oreto è il fiume che attraversa Palermo e sulla sua foce, un territorio che abbiamo imparato a comprendere con questo progetto, che stiamo iniziando a comprendere grazie a questo progetto molto complesso, che per la città negli anni ha avuto tanti significati, che ha attivato la popolazione, è anche il luogo dove l'Ecomuseo ha trovato casa, ci sta proprio davanti a questa foce, c'è un piccolo ponticello che connette l'Ecomuseo con la foce del fiume. In Udatinos ci siamo messi insieme unendo i linguaggi dell'arte, le tecnologie, i sensori, i dati e la computazione per imparare tutti insieme a comprendere lo stato delle acque di Palermo, ad occuparcene per diventare i custodi delle acque di questa città e per creare un nuovo spazio all'interno del museo in cui sarà possibile creare un nuovo rituale che ci connetta utilizzando i dati a questa complessa relazione che è il nostro rapporto con l'acqua, quindi connetterci con l'acqua e meditare. Udatinos è tutto questo. Siamo felicissimi che in questo difficile anno, dove ancora stiamo convivendo con la pandemia, questo progetto si stia iniziando e lo abbiamo anche reso compatibile con questa difficile situazione. Anzi, ci siamo nutriti di questa relazione e poi vorrei concludere con una nota personale. Io sono nata e vissuta a Reggio Calabria, un luogo che è quasi il transito, diciamo, verso la Sicilia, una porta verso la Sicilia, e finalmente un progetto mi riporta nel mio sud. Ancora non mi era mai capitato di riuscire a tornare al sud per lavorare e per fare le cose che faccio per vivere. E ne sono veramente contenta. Sono contenta che ci siamo uniti con questi partner. Abbiamo partecipato al bando di Creative Living Lab che è promosso dal Ministero della Cultura e lo abbiamo vinto. E la gioia di farlo con questa piccola nota personale è ancora più grande.